Amici di Telepiù Calcio, un cordiale saluto da Daniele Barone, stadio Meazza di Milano, dodicesima d'andata in Serie A, oggi è il giorno di Milan, la stessa Perugia, Lazio, Milan, allora perché non credere una nuova rimonta? Il Milan sente di avere ancora i numeri per ritornare tra le primissime della classifica, il Perugia che invece è reduce dal 4-1 piuttosto convincente, decisamente convincente, a Mazzantini in porta, rivalta Sogliano e Di Loreto, toccherà proprio a Sean Sogliano sostituire lo squalificato capitano e bomber del Perugia Marco Materazzi, centrocampo con sui lati Zemaria e Pieri, al centro Baiocco, Tedesco e Liverani, davanti la coppia d'attacco con il greco Zizi Vrizas e Luca Saudati, che è l'ex della partita. Saudati, prodotto del vivaio milanista, cuore rossonero, ha preferito arrivare a Perugia a stagione già iniziata dopo averla cominciata proprio con il Milan. Il Milan che si presenta con Abbiati in porta, la difesa con Sala, Roque Junior e Maldini, quindi Elbeg, Gattuso, Ambrosini e Coco a centrocampo, tridente d'attacco, e qui sta la novità con Leonardo, Shevchenko, ma soprattutto José Mari. Zaccheroni, forse lo avrete sentito nei commenti, nelle dichiarazioni prepartita, ha parlato di questo cambio. Birov parte dalla panchina, secondo le dichiarazioni di Zaccheroni ufficialmente per problemi intestinali, ma sicuramente il bomber tedesco non è al meglio della condizione da qualche tempo in qua. José Mari ora inquadrato, evidentemente ha mostrato segnali fisici e psicologici migliori rispetto a Oliver Birov. Le due panchine, Dida, Julio Cesar, Guli, Serginho, Brincic, Comandini e Birov per il Milan, Tardioli milanese, Ilario, Blasi, Paris, Goretti e Tatti per il Perugia al fianco di Cosmi. Dirigerà il match il signor Diego Presker, migliori maggiormente significativi del primo tempo, con questo primo tentativo del Milan sul cross di Leonardo, un tiro cross radente ed insidioso sul quale José Mari non è riuscito a trovare la deviazione di testa. Risponde il Perugia con il tiro da lontano di Liverani, un pallone comunque alto senza grandi problemi per Abbiati, ancora una conclusione alta, questa volta su calcio di punizione da parte di Zemaria, che non dà problemi al portiere del Milan. Milan che torna a farsi vedere dalle parti di Mazzantini con questo colpo di testa di Leonardo che finisce alto, brasiliano che ha potuto battere da ottima posizione, è stato uno dei migliori. Leonardo si è fatto apprezzare per grandi colpi. Il gol del Perugia al 21esimo sul cross da sinistra, il colpo di testa di Luca Saudati, che poi vedete non festeggia. Per lui segnare alla sua squadra del cuore è un momento sì di gioia, ma se vogliamo anche di grande rispetto. Il cross di Baiocco e il colpo di testa di incrociare di Luca Saudati, quarta rete stagionale per l'ex attaccante di Milan ed Empoli. Eravamo al 21esimo minuto, il Milan tempo di riorganizzarsi, trova il pareggio al 24esimo e Shevchenko che apre l'azione e lui che la va a concludere sul cross di Ambrosini. Colpo di testa puntuale di Shevchenko, lasciato ad onor del vero un po' solo e libero di concludere. Shevchenko, che abbiamo avuto modo di sottolineare insieme a Pietro Anastasi, non ha giocato un grandissimo primo tempo, ma quando c'è da spingere un pallone in fondo alla rete lui c'è sempre. Pallone che tra l'altro per sfortuna del Perugia passa proprio tra le gambe di Loreto e si infila alle spalle di Mazzantini. Perugia che si ripropone, il colpo di testa di Tedesco che batte proprio all'altezza del dischetto del calcio di rigore, si dispera Cosmi, grande azione, grande occasione per il Perugia, grande opportunità anche per il Milan sul calcio piazzato di Leonardo, che fa venire i brividi a Mazzantini e a tutti quelli del Perugia, dando anche a qualcuno in tribuna l'illusione del gol. Ancora Ambrosini, gran sinistro ma senza la mira giusta da fuori. Qui siamo già nelle battute finali del primo tempo, palleggio delizioso di Leonardo, uno dei tanti momenti scelti dalla nostra regia per sottolineare le qualità di Leonardo. Cross di Maldini, gira Leonardo, ancora lui, e poi Shevchenko sul secondo palo non riesce a toccare.
sul cross di Maldini, prova a girare José Mari, si oppone Mazzantini che salva in questo caso il risultato, intervento che poi alla luce di quanto è successo si dimostrerà ancora più importante, ma Mazzantini ancora nel finale ha avuto momenti di gloria sul ribaltamento di fronte. Però guardate Pieri che salta Roque Junior e poi prova il destro deviato da Biatti con un provvidenziale intervento in calcio d'angolo. Ancora il Perugia che si infila sulle fasce lasciate libere dai centrocampisti del Milan, qui è costretto Sala ad anticipare, ma questo è il gol del raddoppio del Milan, che del Perugia, che nasce ancora da destra. Tedesco salta Roque Junior e poi è bellissimo il tocco d'esterno sinistro di Vrizas che brucia Sala e che insacca per la seconda volta alle spalle di Abbiati. Guardate la gioia sulla panchina del Milan, del Perugia, con Cosmi che invece cerca di contenere, ma poi avete visto alla fine in che modo si è esplosa tutta la sua felicità di tecnico al debutto in Serie A dopo anni di gavetta e di campi periferici, che c'entra questa grande impresa alla scala del calcio italiano. Momenti finali della partita, l'arrembaggio del Milan, Zaccheroni butta in campo anche Biroff e Serginio, calcio di punizione di Leonardo, Mazzantini devia in calcio d'angolo, anzi l'ultimo tocco di un milanista ma con l'aiuto del palo. Gran partita anche di Mazzantini, calcio d'angolo di Leonardo, salta Roque Junior, non ci arriva Sala che però non viene aiutato perché scivola. Perugia che può ripartire ancora in contropiede, Saudati prova a superare Roque Junior, costretto a placcarlo letteralmente, soltanto ammonizione per il brasiliano, i perugini hanno chiesto l'espulsione non accordata da Preskern. Calcio di punizione di Liverani, pallone che finisce vicinissimo all'incrocio dei pali della porta di Abbiati. Liverani poi, come avete visto, premiato come miglior uomo in campo dalla giuria Ussi Telepiù. Il cross di Pieri, prova la girata acrobatica Saudati, ha provato infine anche Tedesco a toccare il pallone senza riuscirci. Il palo di Biroff, il suo unico squillo dopo una ventina di minuti con qualche difficoltà di troppo per il panzer tedesco. Qui ha fatto tutto bene Biroff, ma ha trovato il palo. Serginio, il suo destro, e ancora Mazzantini che devia sul palo. Eravamo già nei minuti di recupero. Segue un calcio d'angolo sul quale ancora Serginio. Salvataggio di Rivalta, anzi di Baiocco, proprio sulla linea di porta. Sono stati momenti concitati nel finale di partita. Ancora Serginio, Shevchenko, pallone vicinissimo al palo alla destra della porta di Mazzantini. Risveglio un po' tardivo per il Milan, il Perugia al triplice fischio di Preskern può tirar fuori tutta la sua gioia. Il Milan che almeno per quanto riguarda questo momento centrale del campionato deve abdicare nella rincorsa verso le posizioni che valgono lo scudetto. Si mantiene, resta a meno 10 dalla Roma capolista, il Perugia che invece raggiunge quota 16 e fa un passo molto importante verso la salvezza, che poi è il dichiarato obiettivo del club di Luciano Gaucci.